Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, me l'avete chiesto in tanti, sono giorni che ogni volta che faccio le live mi dite Xyuder, puoi parlare un pochettino di quello che tantissimi siti internet, tantissime testate giornalistiche stanno cercando di insabbiare o comunque di mettere il meno possibile alla luce rispetto a quello che è successo tra PUBG e Fortnite? Va bene, ragazzi, allora facciamo un attimo il punto della situazione. Che cosa è successo? È successo, ragazzi, che a fine maggio, il 29-30 maggio, è stato reso pubblico sul giornale Korea Times, quindi un giornale ovviamente coreano, che l'azienda PUBG Corporation ha denunciato ufficialmente in tribunale Epic Games Corea. Vi ricordo, ragazzi, apriamo una parentesi, perché Epic Games e non Epic Games Corea? Cioè, perché il contrario di quello che ho appena detto? Perché se ve lo ricordate, ragazzi, nell'est del mondo, lì dove c'è il Giappone, la Cina, la Corea, non è proprio come qua da noi. C'è stata la vendita del 48-49% di azioni di Epic Games alla Tencent, che è un'azienda produttrice di videogiochi che c'è da sempre, c'è veramente da sempre. Da qui hanno sviluppato una sub-azienda che si chiama Epic Games Corea. Questo era per spiegarvi in breve. Praticamente, che cosa è successo? Perché PUBG ha denunciato Fortnite? PUBG ha denunciato Fortnite per plagio. Questa è la versione ufficiale, nel senso, loro vogliono solo capire se alcune meccaniche del gioco, alcuni stili di gioco di Fortnite abbiano preso spunto in maniera denunciabile da Battlegrounds. Quindi, allora, non parliamo ovviamente di grafica, non parliamo di grafica perché se noi ci pensiamo, hanno fatto una mezza porcata, nel senso, perché quelli di Battlegrounds, in teoria, utilizzano per il loro videogioco il motore grafico Unreal Engine, e il motore grafico Unreal Engine è di proprietà di Epic, quindi questi hanno denunciato i proprietari del motore grafico che mettono a disposizione per averli plagiati, per avergli plagiato le idee, nel senso, in realtà è un po' una porcheria, nel senso, loro dicono, loro fanno un piccolo spunto, nel senso, loro ufficialmente dicono: PUBG Inc. ha più volte ribadito come la citazione in tribunale si sia resa necessaria al fine di fare chiarezza e tutelare alcune tecnologie che potrebbero essere state utilizzate per alcuni aspetti di Fortnite. Ma è una castronata incredibile, perché non puoi denunciare. Non puoi denunciare per plagio il videogioco che ti fornisce il motore grafico per farti funzionare il tuo di videogioco. È assurdo, è una roba che non sta né in cielo né in terra. Anche perché, se noi ci pensiamo, ragazzi, e facciamo un attimo un salto indietro con gli anni, noi sappiamo che Battlegrounds è arrivato nel 2015, se non ricordo male. E questi di Battlegrounds dicono: quelli di Fortnite ci hanno copiato le idee. Allora, mo si svegliano quelli di DayZ, voi ve lo ricordate DayZ? DayZ è stato il primo videogioco survival vero che è arrivato su console e su PC. Era in un'ambientazione post-apocalittica e bisognava sopravvivere a degli zombie che erano controllati dal PC, cioè ci si scannava tra di noi, ma in più c'erano gli zombie in giro. DayZ è anche andato bene, si parla del 2013, del 16 dicembre 2013, la data di uscita, l'abbiamo trovato sull'Xbox, sulla Play e sul PC ovviamente. Questo vuol dire che quindi l'idea di un survival game, che bene o male, ma potremmo anche dire che non è proprio DayZ il fondatore di questo stile, ce ne sarebbero anche prima molti più vecchi, molto meno fatti, diciamo, che possono andare
a ricalcare un pochettino le meccaniche di Battlegrounds, di PUBG, di H1Z1 per dirne un altro, di Free Fire, di Rules of Survivor, insomma tutto quello che volete voi. Cioè DayZ allora dovrebbe denunciare tutti, Fortnite compreso, uno, perché se non ricordo male DayZ lavorava non sulla Real Engine, quindi DayZ aveva il suo motore grafico, lavorava per i fatti suoi, quindi loro hanno creato tutto dal niente e sono ufficialmente i fondatori dello stile Battle Royale. Poi è arrivato Battleground, poi è arrivato H1Z1, poi è arrivato Fortnite, poi è arrivato Rules of Survival insieme a Fortnite. Quindi in realtà la denuncia che ha fatto Battleground PUBG Inc., quindi il nome dell'azienda proprio del videogioco, verso Fortnite è un po', secondo me, perché questi adesso c'è su un mezzo casino, nel senso vogliono raggranellare un po' di soldi, anche perché si sono presi a loro volta delle denunce per non aver avuto i propri sistemi di difesa correttamente settati per evitare delle norme delle truffe al dei truffe hacking e di phishing. Cosa vuol dire? No, di phishing adesso ti spiego che cos'è, mica che pensi, ma è che facevano quelle cose lì. È successo, ragazzi, che a fine aprile, il 27 aprile, è partito un comunicato ufficiale di PUBG che diceva praticamente che loro, insieme alla polizia locale, alle forze dell'ordine, alla polizia informatica, chiamatela così, hanno arrestato, quindi non è che proprio li hanno guardati e gli hanno fatto delle sanzioni, hanno arrestato 15 persone che vendevano, cioè sviluppavano e vendevano dei programmi che potevano insidiarsi nei computer dei giocatori di Battlegrounds in modo da recuperare i dati sensibili e danneggiare il giocatore e il PC del giocatore. Si sono presi una stangata quelli di PUBG, perché comunque tu immagina che proponi un videogioco che ha milioni di giocatori o comunque di download, ci sono delle regole, cioè ci sono dei parametri che vanno rispettati, e se è vero che l'hacking è sempre dello stesso passo con l'anti-hacking, è anche vero che tu, produttore di videogiochi, devi garantire all'utente finale il 100.000% di sicurezza dal momento in cui tu dai la possibilità all'utente finale di acquistare dei prodotti spendendo soldi reali e quindi sottoscrivendo delle transazioni online mettendo i propri dati sensibili, che potrebbero essere quelli della carta di credito, quelli del conto PayPal, quelli di una carta prepagata. Quindi gli hacker sono stati arrestati, 15 persone sono stati arrestati, però PUBG si è presa le mazzolate a livello proprio di grano. Quindi secondo me, tirando le conclusioni su tutta questa infarinatura e delucidazione generale sulle denunce che stanno girando a destra e a sinistra tra PUBG e Fortnite, io credo che PUBG abbia bisogno un pochettino di granello extra, anche perché hanno preso negli ultimi 2 mesi un'altra bella legnata per quello che riguarda i download, i giocatori simultanei attuali e le utenze complessive, che sono veramente veramente calate molto. Si erano riprese bene con l'uscita di Battlegrounds per dispositivi Android e iOS. Adesso io ho detto iOS, ma non ricordo se in realtà ci sia per iOS, per Android c'è sicuramente, ma non c'è storia. Fortnite comunque rimane sempre ovviamente in prima posizione, anche in prima posizione per quello che può riguardare tutti i groppini legali su cui le aziende concorrenti potrebbero aggrapparsi per cercare di danneggiare sia l'immagine di Epic Games sia l'immagine del videogioco stesso. Beh ragazzi, io spero che con questo video vi siate un po' schiariti le idee, mettetevi l'anima in pace che noi ci preoccupiamo di giocare, delle denunce non ci dobbiamo preoccupare, quelli se la vedono loro, noi gli shoppiamo gli oggetti, loro si pagano le loro denunce. Vi ricordo ragazzi, un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, noi ci vediamo stasera in live. Ciao!